Allora, buongiorno a tutti. 7 dicembre 2020. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione al sito del Comune di Palermo. Ci sono stati un po' di problemi di collegamento. La signora Bastone li ha risolti? Ma mi vedete? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Sì, perché ho risolto col tablet. Perfetto, va bene. E allora possiamo procedere all'appello, grazie. Allora, un attimo, Presidente. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Consigliere Buccola. Consigliere Bonpasso. Consigliere Bonpasso. Assente. Consigliere Dentici. Presente. Consigliere Di Vincenti. Presente. Consigliere Lupo. Presente. Consigliere Ruggero. Presente. Consigliere Schiera. Presente. Consigliere Sinopoli. Presente. Consigliere Tussolino. Presente. Presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti, 2 assenti. Allora, presenti 8, assenti 2, la seduta è valida. Nomino scrutatori, il consigliere Di Vincenti, il consigliere Dentici e il consigliere Sinopoli. Abbiamo, credo, un paio di verbali da leggere, ci sono. Allora, i verbali sono alla visione della posizione organizzativa. Ok, va bene. Io ho mandato nella mail della quarta circoscrizione la proposta di delibera relativa al differimento Tari. Sì. È una delibera che si deve votare d'urgenza perché i termini sono praticamente scaduti, quindi invito la signora Bastone a darne lettura. Grazie. Sì, allora, il dirigente del settore tributi in riferimento, pure così oggi mi sballa tutto, il dirigente del settore tributi in riferimento all'argomento in oggetto indicato sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue, oggetto differimento termine di pagamento saldo Tari per utenze domestiche e non domestiche, non applicabilità nelle sanzioni amministrative ai sensi del comma quinto articolo 6, decreto legislativo numero 472/97, presa d'atto. Il dirigente, sulla base di una direttiva sindacale, protocollo numero 1349/929 del 28/11/2020, allegato 1, con deliberazione giuntale numero 309 dell'1/12/2020, l'amministrazione attiva ha dichiarato rientranti nella causa esimente della forza maggiore di cui al comma quinto dell'articolo 6 del decreto legislativo 472/97, disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa per le violazioni di norme tributarie, le condizioni straordinarie legate alla pandemia in corso, valevoli sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, e mail dell'1/12/2020, allegato 2, ai fini del saldo Tari, avente scadenza regolamentare il 2/12/2020, disponendo la non applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti in materia, articolo 13, decreto legislativo 471/97 e successive modifiche e integrazioni. Considerato che rientra nella competenza del Consiglio Comunale
l'adozione delle norme regolamentari e che già l'Aula consiliare ha deliberato in materia tributaria con i provvedimenti numero 149 e 150 del 30 settembre 2020, l'applicazione di agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensive ai fini tari, facendo riferimento alla previsione di cui all'articolo 11 legge regionale numero 9 2020 e al fondo perequativo degli enti locali, ricorrendo altresì all'utilizzo della quota spettante a valere sulla riserva di cui all'intesa del 16-7-2020 in sede di conferenza Regione Autonomie Locali. Rilevato che la scadenza della seconda rata Tari, fissata dalle previsioni regolamentari vigenti al 2-12-2020, è prossima, che non sussistono i tempi tecnici per provvedere ad un'ulteriore modifica regolamentare di detta scadenza in Consiglio Comunale, che andrebbe corredata dal previo parere del Collegio dei Revisori e dei Consigli Circoscrizionale, che la legge istitutiva della Tari, legge 147-2013, articolo 1,17, 700, prevede testualmente. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e che in ogni caso la possibilità di porre in essere tale modifica regolamentare alla data odierna è preclusa dal comma 8, articolo 27, legge 448-2001. Essendo abbondantemente superato il termine per l'approvazione del bilancio dell'ente lo scorso mese di ottobre, per cui un'eventuale rettifica in tal senso esplicherebbe i suoi effetti il prossimo esercizio finanziario, si ritiene che l'ente possa avvalersi della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 472-97, disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, rubricato cause di non punibilità, il quale statuisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore, introducendo pertanto una fattispecie esonerativa del pagamento delle sanzioni se la violazione viene commessa per forza maggiore. Propone, per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto del differimento del termine di pagamento del saldo Tari, già disposto con deliberazione giuntale numero 309 dell'1-12-2020 di immediata esecuzione, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, entro e non oltre il 31-12-2020, disponendo la non applicabilità delle sanzioni amministrative che scaturiscono ex lege in caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle scadenze previste. Di prendere atto della tardività e suscettibilità dell'applicazione delle sanzioni previste di tutti i pagamenti eseguiti dopo il 31-12-2020. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge per le superiori motivazioni espresse in premessa. Firmato il dirigente, dottoressa Maria Mandalà. Il dirigente responsabile del settore esprime in merito, ai sensi per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30-2020, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Firmato dirigente del settore Maria Mandalà. Il sindaco, letta la superiore proposta, pone il proprio visto. Firmato professore Leo Luca Orlando. Il dirigente responsabile della ragioneria esprime in merito, ai sensi per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30-2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Ragioniere generale, dottore Bosciola Basile. Elenco degli allegati alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. Protocollo numero 13-81091 del 2-12-2000, direttiva sindacale. Protocollo 13-49929 del 28-11-2020, allegato 1. E-mail integrativa dell'1-12-2020 del signor capo di gabinetto, allegato 2.
Allegato 1, protocollo 1349-929 del 28-11-2020, differimento pagamento seconda rata Tari direttiva. Tenuto conto della recrudescenza registratasi nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene sussistono profili di interesse pubblico affinché il termine per il pagamento della seconda rata Tari, disciplinato dall'articolo 17 del regolamento approvato da ultimo dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 125 del 25 settembre 2020, sia differito per la sola annualità 2020 e quale misura del tutto straordinaria, quanto più è ritenuto possibile a ridosso del 31-12-2020. Eseguita la superiore verifica, le signorie loro sono inviate, in caso di esito positivo della previa istruttoria, a proporre al Consiglio Comunale, in via di assoluta urgenza, una modifica della menzionata previsione regolamentare, anche al fine di consentire alla Regione Siciliana di emanare il provvedimento di assegnazione effettiva delle risorse del fondo perequativo degli enti locali, di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2020, che farebbe venir meno la condizione sospensiva a ricorrere della quale sono state approvate le significative agevolazioni sul tributo di che trattasi, che consentirebbe ai contribuenti operatori economici di assolvere agli obblighi tributari in una condizione di maggiore tranquillità, poiché avrebbero la certezza di aver acquisito al momento del pagamento della seconda rata Tari il credito d'imposta che potranno compensare con l'obbligo di pagamento alla Tari 2021. Il presidente, il sindaco, professore Leonluca Orlando. Allegato 2. Dal dottore Sergio Pollicita alla dottoressa Mandalà, per conoscenza del dottore Basile, al sindaco Leonluca Orlando, al vice sindaco. Gentilissima dottoressa Maria Mandalà, nel prendere atto di quanto proposto, che si condivide, si chiede di estendere, ove già non provveduto, il differimento anche per le utenze domestiche non comprese con chiarezza nella precedente direttiva e per le soluzioni individuate si porgono distinti saluti. Il sindaco d'ordine, il capo di gabinetto, dottore Pollicita. Ok, grazie Enza. Prego. Allora, nel frattempo è entrato in videoconferenza il consigliere Bompassa alle 9:51 ed è uscito il vicepresidente Schiera alle 9:54. Allora, relativamente alla proposta di delibera, sostanzialmente la Giunta ha deliberato il differimento del pagamento della Tari dal 2 dicembre al 31 dicembre, tenuto conto dell'emergenza pandemica e tenuto conto anche del fatto che la Regione Siciliana non ha ancora versato le risorse relative appunto a tale copertura. Nel frattempo è stato, diciamo, allargato la platea dei beneficiari, inserendo sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche. È sostanzialmente una presa d'atto, diciamo una presa d'atto a mio avviso anche tardiva, tenuto conto che la delibera di giunta è stata approvata sostanzialmente a scadenza già avvenuta, quindi mi affido, diciamo, alle spiegazioni e alle considerazioni del Consiglio per decidere la linea da adottare. Apriamo il dibattito. Posso intervenire, signor Presidente? Chiesto di intervenire il consigliere Di Vincenti. Signor Presidente, buongiorno. Come detto, ormai questa è una presa d'atto, è arrivata tardivamente. Dico, per quanto mi riguarda, se sarebbe arrivato prima, io intanto ho il mio parere favorevole perché quantomeno è un
si dà un po' di spazio alla persona per avere qualche giorno in più. Ma se avessimo ricevuto prima e io avrei messo, dico, oltre all'approvazione, avrei fatto fare al Consiglio una nota aggiuntiva dove si diceva non al 31 dicembre, quantomeno dare un altro mese fino a gennaio per dare ancora più respiro. C'è nell'attesa che i commercianti con il primo natalizio potessero incassare più soldi e avere la possibilità di pagare questa parte. Dico, per quanto dico, dobbiamo dare un parere, il mio parere è un parere favorevole. Grazie consigliere Di Vincenti, vediamo se ci sono iscritti a parlare. Presidente, posso? Consigliere Denti. Sì, anch'io penso appunto come il collega, ovviamente vista che la situazione è già da tempo così, quindi un'azione poteva essere intrapresa in maniera ben diversa rispetto a quella che è attuata con i termini appunto scaduti, quindi mi sembra quasi una presa proprio in giro, perché sappiamo benissimo che di certo non si è manifestata questa situazione pandemica da una settimana o un mese, ma purtroppo tutto l'anno è trascorso in un periodo, cioè una situazione davvero di pericolo. Quindi posso essere ovviamente favorevole, perché può essere un po' d'ossigeno per chi deve andare a sostenere questo pagamento, però ovviamente il comune, come tutte le volte, non è capace di organizzare un lavoro in maniera seria, visto che comunque appunto la situazione è da tanto tempo così. Grazie consigliere Dentici. Ha alzato la manina il consigliere Ruggero, prego. Sì, grazie presidente, colleghi consiglieri. Io onestamente presidente su questo trovo veramente ridicolo. Se avessi scritto io una proposta del genere non mi sarei limitato a spostarla di 30 giorni, perché non ha fondamentalmente concluso nulla, anzi ha solo prolungata l'agonia del pagamento. Quindi sono d'accordo con il consigliere Di Vincenti e con il consigliere Dentici, ma sicuramente avrei dato un po' di ampio spazio di manovra economica alle persone, sperando che il periodo di Natale possa essere più produttivo. Sicuramente avrei pensato a una scadenza più a lungo termine per dare, ripeto, respiro e più manovra. Per il resto non posso solo che intanto concordare con questo breve periodo, perché dico, ad oggi siamo qui a discutere solo di questo. Grazie. Grazie consigliere Zero. Non so se ci sono altri interventi. Posso, presidente? Consigliere Tuzzolino, prego. Allora, io, presidente, sono totalmente in disaccordo con queste analisi. Mi sembra più che una presa d'atto, una presa per i fondelli, per gente che forse ancora non abbiamo capito che non può campare. Se tu ci metti in più la tassa, la tassa si devono pagare, io mi rendo conto, presidente, ma incontro alla gente, incontro ai cittadini, ma chi è che ci deve andare? Lo Stato, le regioni, i comuni hanno il dovere di andare incontro alla gente in momenti di grande difficoltà. Non è che la gente deve sostenere le amministrazioni, è al contrario la cosa. Poi se dobbiamo discutere sul dovere di pagare la tassa possiamo aprire un dibattito. Ma in questo momento, ma che cosa mi hai spostato dal 2 dicembre al 31 dicembre, presidente? Ma che cosa hai risolto? Io non posso pagare il 2, non posso pagare il 31. Forse una dilazione, un prolungamento ancora più corposo, slitta la tariffa per quest'anno, interviene lo Stato, interviene la Regione a sostenere le amministrazioni pubbliche, ma andiamo sempre sulle spalle dei cittadini disperati. Io veramente, presidente, io sono preoccupatissimo. Se da qui a domani scatta una rivoluzione sociale mai vista, perché la gente non può vivere. Ci avete chiuso a casa, bene, noi ci stiamo chiusi a casa, ma mi dà fare campare.
Non mi puoi presentare la Tari, non me la puoi presentare una tasso odiosa, non me la puoi presentare per una serie di cose. Per questa motivazione è perché fino a ieri avevamo l'immondizia sotto casa che ci entrava nelle case, Presidente. È una cosa anacronistica in una società civile, politica come la nostra. Anacronistica! Per cui non voglio neanche dilungarmi perché sono molto arrabbiato su questa cosa. Presidente, io voto no, non mi piace questa cosa, voto contrario. Sì, grazie consigliere Tussolino. Allora, alle 10.03 ha lasciato la seduta anche il consigliere Sinopoli. Alle 10.05 è intervenuto in videoconferenza il consigliere Buccola. Ci sono altri interventi? Consigliere, buon passo, grazie. Sì, Presidente, io anticipo il mio voto, io voterò astenuto su questa proposta, perché mi aggancio a quello che ha detto poc'anzi il mio collega Tuzzolino. Stanno solamente spostando di meno di un mese, però non stanno aiutando, la popolazione. Noi tutti sappiamo in che periodo stiamo passando. Ci sono stati centinaia e migliaia di licenziamenti nella nostra città, aziende chiuse, i cittadini sono in ginocchio. C'è gente che oggi comincia a fare l'elemosina di palermitane e non di essa comunità, e li vediamo che fanno l'elemosina. Gente che dorme in mezzo alla strada, gente che è veramente distrutta da questa pandemia e non vengono tutelati per niente. Oggi si ci mette anche il comune con la tassa, diciamo che è poco adeguata. Si poteva fare una dilazione, come diceva poc'anzi il nostro collega. Si poteva spostare di 6 mesi, ma la sposti di 30 giorni, per me non hai dato una soluzione a nulla. Parliamo che fino a 2 giorni fa, anzi diciamo ad oggi, ci sono interi quartieri pieni di cumuli di immondizia e la gente che deve andare a pagare una tassa e si ritrova tonnellate di immondizia in un periodo di pandemia di virus che può solamente alimentare. Non, penso che non è corretto per niente, perciò abbiamo un'amministrazione che oggi non garantisce veramente i cittadini. Perciò per questo io il mio voto sarà astenuto. Grazie. Grazie consigliere, buon passo. Ci sono altri interventi? Bene, io non ho altri iscritti a parlare. Esprimo anche io il mio giudizio. Devo essere sincero, sono molto, diciamo, in difficoltà perché da un lato ovviamente sono favorevole allo slittamento della tassa, della scadenza, però ovviamente intanto questo slittamento è avvenuto in notevole ritardo perché la direttiva e la delibera di giunta hanno, diciamo, pari data rispetto alla già scadenza prefissata, quindi molte persone si erano ritrovate a dover pagare la tassa puntualmente, quindi, diciamo, lo slittamento certamente non è per tutti. E poi, come dicevano i miei colleghi, non è semplice in questo momento poter dire alla cittadinanza pagate la scadenza entro il 31 dicembre, perché intanto per la crisi che ha vissuto e che tuttora è in atto relativamente all'emergenza rifiuti, ma poi principalmente perché molte attività commerciali non hanno lavorato, hanno lavorato poco, molte hanno lavorato con orari contingentati, alcune attività sono tuttora chiuse, le palestre, i teatri, le
attività culturali, anche i cittadini che non hanno uno stipendio fisso, oggi come oggi, diciamo non sono in condizioni di pagare la tassa, né lo sarebbero stati il 30 novembre, né lo saranno il 31 dicembre. Quindi, secondo me, non so se giuridicamente era possibile, però doveva trovarsi una modalità per poter, diciamo, far sì che questa tassa venisse in un certo senso ridotta, stralciata o quantomeno spostata in avanti. Ricordo che abbiamo votato una riduzione che arrivava fino al 70%, ma ancora questa riduzione non è sostanzialmente attuabile, quindi molte persone si ritrovano a pagare l'importo relativamente alla cartella ricevuta o relativamente alla percentuale che è stata pagata lo scorso anno, ma probabilmente nel prossimo anno magari ci sarà questa riduzione, quindi dovranno ricevere indietro queste somme. Quindi è un periodo un po' di confusione su questo terreno, quindi anche per questo motivo si doveva trovare una soluzione. Detto questo, però, come diceva il consigliere Ruggero, questo è, pertanto, diciamo in questo momento, meglio questo che niente, non certo possiamo votare contro lo slittamento. Quindi, anche per questo motivo, annuncio il mio voto favorevole. Vediamo se ci sono gli scrutatori. Ma anche il consigliere Sinopoli. Allora, sostituisco il consigliere Sinopoli col consigliere Lupo. Mettiamo in votazione la proposta per appello nominale. Presidente Moncada. Favorevole. Consigliere Buccola. Presidente Astenuto. Bompasso. Astenuto. Consigliere Dentici. Favorevole. Consigliere Di Vincenti. Favorevole. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Favorevole. Consigliere Scheda assente. Consigliere Sinopoli assente. Consigliere Tucciolino. Io voto contrario, Presidente. Devo lasciare purtroppo l'aula per problemi personali, scusate. Contrario. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti, di cui hanno votato 1, 2, 3, 4, 5 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario. Allora, l'esito della votazione dà 8 presenti su 10, assente il vicepresidente Schiera e il consigliere Sinopoli. 8 votanti hanno votato favorevoli 5, si sono astenuti 2 persone e ha votato contro il consigliere Zuccolino. Quindi la proposta di delibera viene esitata con parere positivo. Passiamo alle comunicazioni. Posso, signor Presidente? Sì, volevo dare io una comunicazione un attimo. Ho appreso dagli organi di stampa della collocazione delle luminarie in città e con grande stupore ho preso atto che in quarta circoscrizione non è previsto neanche una luminaria, neanche nelle zone commerciali, neanche in Corso Calatafimi, che era stata, diciamo, più volte interessata dall'installazione delle luci. Di questo ho dato notizia all'assessore Zito,
con un messaggio WhatsApp. E stamattina ho inviato formalmente una mail all'assessore, al dottore Verona e per conoscenza al sindaco e al vice sindaco, anche a nome del consiglio, per sottolineare il nostro disappunto circa le scelte fatte, che sono in contrasto intanto con il periodo che stiamo attraversando. Sarebbe stato importante accendere anche una luce soltanto nel nostro territorio, sia per dare, un po' di allegria alle persone, sia per sostenere le attività commerciali che in questo momento stanno soffrendo. Ma inoltre questo atto è in contrasto con quanto era stato più volte sottolineato dall'assessore Zito, che aveva coinvolto le circoscrizioni per le scelte e aveva più volte detto che avrebbe coinvolto tutti i quartieri e tutti i territori, sia per quanto riguarda la realizzazione di manifestazioni natalizie, sia per quanto riguarda l'installazione delle luminarie. Quindi, volevo darvi notizia di questa scelta. Sulle comunicazioni ha chiesto di intervenire il consigliere Lupo, prego. Niente, signor Presidente, mi ha preceduto perché io volevo manifestare il mio disappunto, appunto perché avevo letto io anche io sul giornale che il Consiglio Comunale ha deliberato in alcuni quartieri le luminarie, quindi nella nostra circoscrizione niente. Quindi non fa altro che dividere i quartieri di serie A e quartieri di serie B, e non mi sembra giusto. E dopo, per quanto riguarda i 120.000 euro stanziati per gli spettacoli del Natale a Palermo, ha deliberato anche che questi spettacoli vengono fatti in video, in streaming. Quindi anche per me questa mi sembra una scelta sbagliata, perché come avevamo detto precedentemente nelle sedute, forse era meglio mettere le luminarie in quasi tutti i quartieri, tanto per dare un segnale del Natale. Come sempre, diciamo che il Consiglio Comunale non raccoglie i nostri appelli, delibera soltanto quello che decide loro. Quindi usa la circoscrizione così soltanto per dare dei pareri e non metterli in condizione di lavorare. Comunque, soltanto questo è il mio disappunto, Presidente. Grazie consigliere Lupo. Per precisione non è il Consiglio Comunale la scelta, ma è dell'assessore alla cultura Mario. Ci sono altri interventi? Consigliere Dentici alle 10:17 ha lasciato la seduta. Anche il consigliere Tuzzolino 10:15. Va bene, allora se non ci sono altri interventi, vi auguro a tutti una buona festa dell'Immacolata e ci rivediamo mercoledì alle ore 9:30 con la prosecuzione dell'ordine del giorno. Io vi anticipo che probabilmente mercoledì sarò assente. Grazie a tutti, invito la signora Bastone a disattivare la videoregistrazione. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Grazie.